Le sette sorelle sono lì e non le stacchi più. Scusa un secondo, ma li hai visti i numeri che hanno fatto Apple, Microsoft e Alphabet, che sarebbe Google, nell'ultimo trimestre? Io te li dico al volo e tu dimmi se non sono dei numeri belli, impazzeschi, che danno una dimensione incredibile di queste aziende. Sono fuori controllo. Le big tech sono oltre, sono più che una matrix, molto di più rispetto all'anno scorso. Partiamo da Apple. Porca miseria. iPhone, vendite di iPhone hanno incrementato del 50% la vendita degli iPhone rispetto all'anno scorso. Vi ricordate quando dicevamo, ma no, ormai il cellulare non compra più nessuno, ma chi vuoi che lo compri? C'hai un cellulare, due cellulari, tre cellulari, cinque cellulari a testa, quanti ne vuoi? 50% di vendita in più rispetto all'anno scorso. E in generale, revenue for every major product line grew at least, le entrate per ogni prodotto in media sono cresciute del 12% rispetto all'anno precedente. Microsoft ha avuto il trimestre dove ha fatto più grano nella storia. Boom! Incredibile. E il CEO di Satya Nadella ha iniziato a parlare anche del prossimo trend che ci sarà, che adesso vediamo. E poi Alphabet, che è la holding che detiene Google, ha fatto anche lei numerelli mica da poco, perché ha aumentato del 69% le entrate pubblicitarie e YouTube ha fatto 7 miliardi di fatturato questo trimestre. 7 miliardi di fatturato. E vi ricordo, articolo non mi ricordo di chi, faceva notare giustamente che Netflix fa 7.3 miliardi, cioè YouTube fattura quanto Netflix in sostanza. Ma davanti a questi numeri, e non abbiamo neanche preso in considerazione Amazon, tutto il mondo cinese, quindi vediamo solo il tech, però questi signori hanno creato un universo parallelo dove sono i padroni del vapore. E la cosa incredibile è che non può finire questo business qua. Questa è la cosa che uno non riesce a capire. Non è che tu scalzi Alphabet, perché questi signori hanno comprato un'azienda a settimana negli ultimi anni. Ogni settimana si compra un'azienda, tu esci con la nuova figata di turno, bravo, ti compro, fine della storia. Le sette sorelle sono lì e non le stacchi più. Le regolamenti, le cose, va bene, si staccano, ma sono sempre loro, non è che cambiano. Hanno in mano le chiavi del mondo moderno. Questa cosa, insomma, prima o poi dovremmo farci una pensatina in generale, ma l'aspetto su cui conviene fare una riflessione è che il paradosso vuole che sono loro i primi ad essere interessati ad uccidere il proprio modello di business per guadagnare nel futuro. È un po' come Philip Morris, che Belin vendeva sigarette fino a 10 minuti fa e da anni si è messa a fare una campagna dicendo: no ragazzi, banniamo le sigarette. E l'amministratore delegato ha chiesto al governo inglese di arrivare per il 2030 a bannare le sigarette tradizionali. Perché? Perché ragionano già su quale sarà il loro prossimo business, che non sono magari neanche le sigarette, comprano le aziende nel settore del fitness, della salute, sono già su un altro mondo. Il prossimo passaggio dell'azienda tech, ad esempio, è il metaverse. Peraltro, scusatemi, non vi sembra incredibile la dichiarazione del CEO di Philip Morris? Cioè, se uno la guarda dall'esterno, è come se Bezos dicesse: governo inglese, devi bannare l'e-commerce. È come se Zuck dicesse: i social media vanno bannati perché fanno male alla salute. Capito? Ma fino a 10 minuti fa eri social media. No, e questo, la Coca-Cola dice: non bisogna più bere bevande zuccherine, basta, fine, bagniamole. 10 secondi prima eri il capostipite, ci hai fatto il grano utili, tu, la tua famiglia, le tue generazioni, e poi, poi cambia il business e via, si volta a gabbana. La cosa pazzesca è che c'è un nuovo trend ogni due minuti nel tech. In questo momento il grande mega trend è il cosiddetto metaverse. Il metaverse sarebbe questo nuovo internet basato su realtà virtuale, realtà aumentata, tutto bello integrato nella realtà di tutti i giorni. Da qua ai prossimi 10 anni lo vediamo svilupparsi questo mondo, e sono dentro un po' tutti. Zuckerberg ne ha parlato, Satya Nadella di Microsoft ha parlato di questo enterprise metaverse, il metaverse per il mondo aziendale più business. Epic Games, che fattura anche loro una trentina di miliardi all'anno, hanno appena comprato, mi sembra si chiami Sketchfab, che fanno modelli 3D e hanno la loro visione. Credo abbiano preso un miliardo di funding per fare un po' di sperimentazioni nel metaverse. In fondo loro sono già in quella direzione. Tu puoi già mettere dentro degli oggetti digitali, vestirti in base al tuo personaggio Marvel o in base al tuo personaggio preferito dei puffi, non so quale sia. Sono tutti a lavorare su questo nuovo internet, e quello sarà il nuovo trend, dove si riparte da zero. E lì c'è
quello che vendi digitalmente, ci sono le piattaforme. Nel caso di Zac si è rotto le palle che ci sia il duopolio Google Apple con gli store, e lui non può essere il padrone del vapore, quindi vuole una piattaforma diversa dove però non potrà essere l'unico a capo, e quindi saranno un po' tutte le aziende tech a riunirsi per creare le autostrade, come ci sono i miliardari nello spazio che creano le autostrade per poi fare del business nello spazio, che sarà un'altra grande frontiera, ma che avrà sempre gli stessi padroni del vapore. Qua è la stessa cosa. Mettiamo le fondamenta per questo nuovo internet e cerchiamo di reinventare nuovamente il nostro modello triliardario, quadriliardario, pentaziliardario di business. Parafrasando il saggio, nel futuro delle big tech c'è sempre futuro.